sono stati 3 anni duri, grosse esperienze, maturazione professionale da parte di tutti e sono emozionato. I dispositivi di sicurezza, le barelle da biocontenimento, le sale per la sanificazione e la disinfezione, la corsa disperata per salvare vite umane e poi tamponi su tamponi, contagi ogni giorno, ogni ora e vittime, la conta terribile delle vittime, le terapie intensive piene, le bombole d'ossigeno introvabili, le immagini della piena e terribile emergenza Covid percorrono la mente di tutti ancora di più oggi nella giornata nazionale del ricordo delle vittime del Covid. Le corsie degli ospedali, dove più che in altri posti si è fronteggiato un nemico sconosciuto, invisibile ma inarrestabile, ed i medici in prima linea, la riorganizzazione dei presidi ospedalieri. Il direttore del DEA, Maurizio D'Ambrosio, guarda indietro e la voce si spezza ricordando proprio quella corsa disperata nelle corsie degli ospedali dove i malati arrivavano in condizioni disperate. Devo ringraziare i miei collaboratori che mi hanno dato una grossa mano. Ci siamo calati in questo tipo di organizzazione che per noi era difficile, creare percorsi su ospedali che non esistevano, creare reparti con filtri, zone che ovviamente davano la possibilità di garantire i percorsi rossi, i percorsi gialli, verdi, proprio per evitare che i dipendenti si contagiassero. È stata dura. È obbligatorio ricordarsi queste esperienze che ci ha provato tantissimo. Tantissimo quando il sindaco ha fatto i saluti e ha ricordato un poco tutti quanti. Mi sono venute alla mente tante cose, la difficoltà a poterci organizzare, a cercare di dare una massima assistenza con la collaborazione di tutti. Forse eravamo anche all'inizio impreparati. Però pian piano con l'aiuto di tutti, e non mi riferisco solamente ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a tutti che con volontà c'è stata una sinergia e una collaborazione da parte di tutti che, come devo dire, ha ridotto di parecchio l'impatto, di morti che si sono verificate. All'inizio non conoscevamo ancora la malattia, o meglio, ancora non si capiva che cosa bisognava fare, e forse anche le terapie sentivamo che ogni settimana cambiavano i protocolli assistenziali, l'organizzazione.